Ciao a tutti, benvenuti, sono sempre io, la Vispa Teresa. Oggi preparo dei carciofi ripieni fatti al forno. Vediamo gli ingredienti. Eccoci qua, allora per fare questo piatto ci vogliono 10 carciofi, di cui ne ho lasciato un intero perché poi voglio farvi vedere come va curato. Ci sono 100 g di mollica di pane, abbiamo 200 g di macinato di manzo, 100 g di prosciutto cotto, 50 g di formaggio pecorino grattugiato, 2 spicchi d'aglio, del sale, olio extravergine d'oliva, del pepe, del pangrattato, un uovo, prezzemolo e una tazzina d'acqua. E cominciamo! Eccoci qua! Adesso mettiamo i nostri carciofi che abbiamo messo a bagno con dell'acqua acidulata con del succo di limone, mezzo, basta. Mettiamo un attimino a scolare. E così, dopodiché vi faccio vedere come si cura un carciofo. Eccoci qua, intanto abbiamo messo i nostri carciofi a scolare, qui ci sono i pezzettini di gambo che adesso vi faccio vedere come si fa. Allora, cerchiamo di mettere solo la parte più chiara. Ecco così, ecco qua, andiamo tutto qua, mettiamo a bagno con l'acqua e il succo di limone. Tagliamo le punte, vedete? Questo va eliminato, sfogliamo un po' così. Così, dopodiché date delle piccole pacche, vedete si apre, con un coltello cerchiamo di tagliare il più possibile perché dobbiamo levare la nostra barbetta, ci aiutiamo con questo scavino. Guardate che bene, vedi? Facilissimo, velocissimo. Dopodiché andremo a sciacquarlo sotto l'acqua corrente per levare tutta la barbetta, diciamo, i residui, e lo mettiamo a bagno sempre in acqua e limone. Dopodiché passeremo per il ripieno, andremo a fare il nostro ripieno. Ecco qua. Eccoci qua, mettiamo l'ultimo carciofo a scolare e liberiamoci di quest'acqua. Eccoci qua, adesso noi leviamo i nostri guanti perché consiglio sempre di metterli quando si fanno i carciofi o i cardi o le melanzane perché anneriscono le dita della mano. Eccoci qua, adesso noi prendiamo un gocciolino di olio extravergine d'oliva. Mettiamo su questa pirofila, ok, aggiungiamo una tazzina d'acqua e proseguiamo con il nostro impasto. Eccoci qua con questa bellissima forbice che sminuzza tutto, mettiamo il nostro ciuffetto di prezzemolo, ecco qua. Eccoci qua, abbiamo messo il nostro prezzemolo tritato, adesso mettiamo un uovo, poi mettiamo la nostra mollica di pane, la nostra macinata, il nostro prosciutto cotto, eccoci qua, mettiamo un pizzichino di sale, mettiamo qualche cucchiaino di pecorino e ne lasciamo un po' in parte perché poi metteremo sopra ai nostri carciofi. Prendiamo uno spicchio d'aglio intanto e lo schiacciamo
Ecco qua, prendiamo un altro. Troppo grosso, aspettate un attimo, che lo tagliamo a metà. E sempre schiacciato con questo annesino comodissimo. Ecco qua, ultimo pezzetto. Ecco qua, fatto. Mescoliamo un attimo, ma secondo me ci va un altro uovo, per cui due uova in base alla consistenza. Secondo me necessita di un altro uovo. Ecco qua, e mescoliamo tutto. Aggiungiamo anche un po' di pepe e mescoliamo tutto bene. Eccoci qua, mettiamo un bel cucchiaio di pan grattato, anche due scarsi, mescoliamo ancora. Eccolo qua, sta prendendo la sua bella consistenza. Io adesso impasto con le mani perché con la forchetta non ce la faccio. Ecco qua, prontissimo. E andiamo a riempire i nostri carciofi. Eccoci qua, abbiamo riempito tutti i nostri carciofi e adesso andiamo a metterli nella pirofila. Eccoci qua, nel frattempo noi abbiamo messo un filo d'olio extravergine d'oliva, uno spicchietto d'aglio, del prezzemolo. Adesso tagliamo pezzettini i nostri gambi, li facciamo andare a parte. Appena rosolano un pochino aggiungeremo dell'acqua, poca, facciamo andare circa un quarto d'ora. Eccoci qua, mettiamo un pezzettino piccolino di dado, proprio un angoletto. Aggiungiamo dell'acqua, una tazzina, e niente, facciamo cuocere un quarto d'ora, a lento a lento. Eccoci qua, abbiamo qua un pochino di pan grattato, quanto basta, mettiamo sopra così, e tamponiamo il nostro carciofo, così, fino a finirli. Eccoci qua, mettiamo il nostro pecorino sopra, così, e poi mettiamo anche un filo d'olio, così, una volta. E mettiamo in forno a 170 gradi per circa un'oretta, un po' di pepe, in forno, un'ora, 170 gradi, a tra un po'. Eccoci qua, sono pronti, sono strabollenti. Vi ricordate prima che ho messo i gambetti a fare? Mettiamo sopra così una dadolata. Adesso così, ed eccoci qua, i miei carciofi ripieni sono pronti. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella che vi terrò sempre aggiornati. Se volete vedere questa ricetta scrivete carciofi ripieni della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto, vi mando un bacio, ciao, alla prossima!